Molti vacanzieri che hanno voluto visitare il percorso di Dante, come è stato ribattezzato nell'ambia gola di Castello del Matese, un sentiero sospeso, voluto dal comune, che è una vera finestra sulla natura, con un colpo d'occhio spettacolare, ma anche una interessante opera di ingegneria. Ospite d'eccezione il giorno di Ferragosto, oltre al sindaco di Castello, Salvatore Montone, che gli faceva da cicerone, anche il presidente del Parco Nazionale del Matese, Vincenzo Girfatti, che il parco lo vive davvero. Anche questa volta, infatti, ha voluto esserci e si è detto felice dell'iniziativa. Sono assolutamente contento del fatto che gli interventi programmati e pianificati abbiano visto la luce, in continuità, come devono fare giustamente le amministrazioni, si fanno delle inaugurazioni tali che poi rendono anche dal punto di vista concreto quelle che sono le opere per il territorio. E questa è un'opera di primo valore perché dà a Castello quella, diciamo, dimensione culturale che è importante, è fondamentale proprio per renderlo sempre più attrattivo da un punto di vista turistico. Sono contentissimo di questa opera e penso che possa essere davvero il fiore all'occhiello per il parco. Dirò subito al sindaco, infatti ne approfitto proprio per dirgli di inserire questo percorso in prenota matese, proprio perché può essere già, diciamo, fruito dai turisti che in questo periodo vengono a visitare il nostro parco. Penso che realmente Castello abbia dimostrato con quest'opera una lungimiranza e soprattutto che la cultura, se è vero che politicamente viene considerata, diciamo, un po' così, in un secondo piano, invece a Castello dimostra che cultura e turismo vanno di pari passo e quando ci sono amministrazioni sagge si vedono i risultati e sicuramente saranno fuori di una presenza turistica sempre più cospicua negli anni. Ha detto bene il Presidente. Cultura e turismo devono camminare a pari passo, noi ci aspettiamo che le presenze siano sempre maggiori a Castello, ma in tutto il Parco del Matese, perché noi in sinergia con gli altri comuni stiamo veramente pensando in grande di poter aumentare, diciamo, quello che sia la promozione turistica del territorio. Da Castello del Matese è tutto, Lorenzo Applauso. Per casertasera.it